Quante volte ci siamo prefissati un obiettivo da raggiungere, ma poi puntualmente abbiamo fallito? E sicuramente avrai la tua buona giustificazione per non aver raggiunto quell'obiettivo. Ma oggi non siamo qui a discutere su questo. Oggi in questo video vorrei aiutarti a definire meglio un obiettivo, in modo tale da partire con il piede giusto. Prima di fare questo è necessario capire un concetto fondamentale quando si vogliono raggiungere gli obiettivi. Se gli obiettivi non vengono ben definiti, il fallimento potrebbe essere dietro l'angolo. Quindi se non c'è una buona definizione degli obiettivi, può essere difficile portare a termine un progetto nostro di vita, un progetto di cambiamento, eccetera. Allora, come si definisce bene un obiettivo? Quali sono le caratteristiche che l'obiettivo dovrebbe avere? È risaputo che obiettivi che sono mal formulati portano sicuramente a un inevitabile fallimento. Quindi gli obiettivi devono rispettare alcuni criteri fondamentali. Il primo criterio che deve rispettare l'obiettivo è il cosa. Bisogna rispondere alla domanda: cosa vogliamo fare? Qual è il nostro obiettivo? Qual è il bersaglio a cui noi stiamo mirando? Ciò significa che l'obiettivo deve essere concreto e definito nel tempo. Significa che dovete capire veramente cosa volete migliorare e dentro quanto tempo vi prefissate di raggiungere questo obiettivo. Naturalmente il cosa non basta. Possiamo sapere benissimo cosa vogliamo raggiungere nella nostra vita, qual è l'obiettivo che magari vogliamo raggiungere nell'anno in corso, ma per raggiungerlo veramente serve una buona motivazione. Quindi per avere una buona motivazione, oltre al cosa, ci deve essere anche il perché. Perché vogliamo raggiungere quel tipo di obiettivo? Qual è il motivo che ci spinge poi a fare eventualmente dei sacrifici o a farci uscire dalla nostra zona di comfort? Rispondere a questa domanda ci aiuta sicuramente a capire veramente quanto siamo motivati nel raggiungere quel determinato obiettivo. Ora che hai capito bene il tuo obiettivo, cosa vuoi raggiungere, qual è il vero focus su cui puntare tutte le tue energie, che hai capito veramente se sei motivato a raggiungere quel determinato risultato, non ti resta che capire quali sono i tuoi mezzi, quindi rispondendo alla domanda come devo raggiungere quel determinato obiettivo. Rispondendo alla domanda come raggiungere quel determinato obiettivo, sicuramente avrai davanti a te il tuo piano d'azione. Il consiglio finale è quello di dividere il percorso, quindi dallo step 0 allo step 10 per poter raggiungere quell'obiettivo, in mini obiettivo. Ogni mini obiettivo raggiunto deve essere naturalmente festeggiato. Se sei da solo, lo festeggi da solo. Se stai lavorando in team e il tuo obiettivo è quello anche, per esempio, della tua azienda, sicuramente va festeggiato insieme a tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di quel mini obiettivo. Spero che questo piccolo video ti sia stato utile per lavorare sui tuoi obiettivi. Ti mi piace.